Le discussioni e le incomprensioni tra i sindacati dell'ILVA si spostano sul tavolo degli accordi che tutelano i lavoratori. Ora vogliamo la verità, aveva detto ieri il segretario dell'USB Francesco Rizzo al funerale di Claudio Marsella, il 29enne è morto il 30 ottobre scorso in un incidente nel reparto movimento ferroviario dello stabilimento siderurgico del capoluogo ionico. L'intenzione dell'USB era quella di fare sciopero ad oltranza, perché, dice Rizzo, l'accordo del 2010 che prevedeva un solo addetto a condurre le macchine del reparto non doveva essere firmato. Era una morte annunciata, la di Marsella anche secondo i suoi colleghi. Non sono d'accordo invece i responsabili territoriali di FIM, FIOM e WILM, secondo cui le informazioni diramate in questi giorni dal Comitato Liberi e Pensanti e dal sindacato USB non corrispondono alla realtà. FIM, FIOM e WILM firmarono quell'accordo con l'azienda, tutela i lavoratori, dicono oggi. Le cause che hanno provocato l'infortunio del giovane operaio, hanno sottolineato, sono al momento in fase di accertamento da parte degli organi inquirenti che, siamo convinti, faranno piena luce sulle eventuali responsabilità. Alle Menzoni ancora una volta aggiungono in una nota, rispondiamo dicendo che nessuna modifica organizzativa degli assetti di lavoro nel reparto MOF è avvenuta in modo unilaterale, in quanto al fine di perfezionare quanto più possibile le modalità di accordo si sono tenute assemblee retribuite di reparto tra i lavoratori, i quali hanno condiviso l'accordo. Intanto lo sciopero si sta svolgendo e al presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica organizzato dagli operai del MOF sta partecipando anche il Comitato Donne per Taranto, che invita la cittadinanza a sostenere il presidio perché i diritti non si toccano e perché il dramma che vive un solo operaio all'interno di una fabbrica ospite sulla nostra terra deve essere il dramma di un'intera città. La protesta però ha molti volti, tanto che 30 artisti tarantini, uniti sotto la sigla OUT, hanno scelto di cantare la propria indignazione contro chi impone da decenni il ricatto del lavoro al costo della vita. È nata per questo Taranto Libera, la canzone che servirà ai tarantini, secondo Marco De Bartolomeo, autore del testo e coordinatore del progetto, a pronunciare le parole che vorrebbero ma non riescono, a dire. Il brano domenica 11 novembre verrà presentato nel teatro Ariston a Taranto e subito dopo pubblicato sui maggiori canali di diffusione online, dove chiunque potrà scaricarne gratuitamente musica e immagini.